Ciao, io sono Sally e ho 15 anni. Prima di iniziare, lasciate che vi dica una cosa. Quella che sto per raccontarvi è una storia vera. Ovviamente, Diario Segreto ha assunto un'attrice che interpreta il mio ruolo, quindi la voce che state sentendo non è la mia. Nella realtà i miei capelli non sono così belli, e nemmeno la pelle. Ho la fronte piena di brufoli. Vorrei ringraziare i creatori per averli ritoccati. Oh, di solito quando sono nervosa parlo a vanvera. Iniziamo! Tutti i genitori sono stati dei bambini. Sembra ovvio, giusto? Tuttavia, i miei genitori lo sono stati molto tempo fa. Per noi è sempre stato difficile trovare un linguaggio comune, perché avevamo tanti anni di differenza. Per esempio, loro non approvavano i vestiti che indossavo e neanche i miei gusti musicali. Sally, che cos'è quel rumore fastidioso? Mamma, è Harry Styles, il cantante più bravo del mondo! Quando avevo la tua età, ascoltavo Frank Sinatra. Quella sì che era vera musica. Visto? Fortunatamente avevo Amelia, mia sorella. Aveva il doppio dei miei anni, ma ci assomigliavamo molto e ci piacevano le stesse cose. Era sulla trentina, ma viveva ancora con i nostri genitori e non aveva un lavoro. Beh, a volte provava a cercarne uno, ma spesso il primo giorno di lavoro era anche l'ultimo. Amelia adorava dormire ed era sempre in ritardo. Oh, non ho sentito la sveglia di nuovo. Papà, mi presti la macchina? Sei troppo irresponsabile per guidare. Come potete vedere, mia sorella stava ancora cercando il suo posto nel mondo. La maggior parte dei giorni restava a casa e cucinava dei piatti deliziosi. Era una maga in cucina. O era una strega? Beh, avrete modo di capirlo da soli. Era una cuoca di talento. Un giorno, Amelia è andata a un concerto. Quando è tornata a casa era raggiante. Sembrava che le avessero proposto di recitare nello spot di un dentifricio. Volevo punzecchiarla un po' e chiederle se si era innamorata. Hai capito bene, Sally. Ho conosciuto un ragazzo di Los Angeles. Robert suona in un gruppo rock ed è l'amore della mia vita. Mia sorella mi ha mostrato una foto di Robert. Ero felice per Amelia, ma credevo che la loro storia sarebbe finita presto. Dopotutto, quel rockettaro viveva in un'altra città. Comunque si sentivano sempre. E un giorno, quando sono tornata a casa da scuola, ho sentito mia sorella discutere con i nostri genitori. Non iniziare, Amelia. Sei troppo irresponsabile per vivere da sola. Sono adulta e posso decidere per me stessa. Andrò a Los Angeles e porterò mia figlia con me. Come pensi di mantenerla? Mia sorella non ha risposto e si è precipitata nella sua stanza. Wow, Amelia voleva trasferirsi in un'altra città. Aspettate, ma di che figlia stava parlando? Ho raggiunto i miei e gli ho chiesto che cosa significasse. La loro risposta mi ha stravolto la vita. Sally, tesoro, potrebbe essere uno shock per te, ma devi sapere che noi siamo i tuoi nonni. Molto divertente. Ora mi direte che Amelia è mia mamma? È così. Siccome è sempre stata molto irresponsabile, abbiamo deciso che era meglio nasconderti la verità. Non hai intenzione di lasciarci per andare con lei, vero? Bello scherzo. Oggi è il 1° aprile. Sfortunatamente, stavano dicendo la verità. Mi hanno persino mostrato i documenti della clinica in cui sono nata. Amelia era la mia vera mamma. Non sapevo come reagire. Dopotutto, la mia vita si era rivelata una bugia. Sono andata nella stanza di Amelia per chiederle delle spiegazioni. Mamma e papà ti hanno detto tutto, non è vero? Non posso crederci, eri la mia migliore amica. Perché mi hai nascosto la verità? Ha continuato a piangere e mi ha spiegato che quando sono nata lei era troppo giovane. Mio padre se n'era andato poco dopo. La nonna e il nonno non volevano che i nostri vicini la giudicassero. Così hanno detto a tutti che io ero figlia loro. Hanno persino detto ad Amelia di comportarsi come se fosse mia sorella e di tenere la bocca chiusa. So di aver fatto molti errori, ma ora abbiamo l'occasione di diventare una famiglia normale. Robert mi ha chiesto di trasferirmi a Los Angeles da lui. Sally, vuoi partire e ricominciare da capo? Ero arrabbiata con i nonni per il modo in cui ci avevano trattati e ho accettato la proposta di Amelia. Posso chiamarti mamma ora? Certo, lo stavo aspettando da una vita. Ci siamo abbracciate, abbiamo fatto le valigie e ci siamo dirette verso la nostra nuova vita. Robert aveva affittato un bel appartamento per noi tre e abbiamo vissuto felici e contenti. Beh, ne siamo proprio sicuri. All'inizio andava tutto bene. Ogni giorno passeggiavamo per Los Angeles. Robert ci ha preso i biglietti per i migliori concerti. Ed ero contenta perché avevo scoperto che la mia persona preferita era anche mia madre. Ero ancora un po' sconvolta da quei cambiamenti, ma non potevo lamentarmi. Invece, con i nonni non volevo più parlare. Ovviamente ho dovuto cambiare scuola.
Primo giorno ero terribilmente nervosa e volevo fare una buona impressione sui miei compagni di classe. Tuttavia non era facile. Prima di tutto, a Los Angeles le persone sono cool e alla moda. E in secondo luogo, spesso mi cacciavo in situazioni imbarazzanti. Per esempio, un giorno mi sono messa in coda in un negozio e sono rimasta lì mezz'ora prima di capire che il ragazzo davanti a me era un manichino. Ops. Riuscite a crederci? Non ridete! Ho condiviso con voi un aneddoto imbarazzante, anche voi dovreste fare lo stesso nei commenti qui sotto. Quando sono entrata a scuola, ho provato a sembrare sicura di me. Ero convinta di essere fantastica. Quando un ragazzo si è avvicinato e mi ha sussurrato: "Shh, ragazza nuova, credo che ti sia seduta su una cicca." Cosa? Mi sono guardata allo specchio e ho visto un'enorme cicca rosa appiccicata alla tasca posteriore. Non volevo crederci, ma avevo rovinato tutto anche il primo giorno di scuola. Sono diventata rossa come un pomodoro. Volevo scavarmi una fossa. Tuttavia, quel ragazzo mi ha fatto l'occhiolino e mi ha detto che non dovevo sentirmi in imbarazzo. Sono cose che capitano. Una volta mi sono messo in coda in un negozio e dopo un po' mi sono accorto che il tipo davanti a me era un manichino. Riesci a crederci? Quel ragazzo carino si chiamava Mason. Era un mio compagno di classe. Mason mi ha aiutata a integrarmi nella mia nuova scuola. Mi sembrava di conoscerlo da una vita. Dopo un paio di giorni, l'uno finiva le frasi dell'altra e viceversa. E alla fine della settimana, Mason mi ha chiesto di uscire. Sì, mille volte sì. Eravamo due piccioncini innamorati. Finché un giorno la mamma è venuta a prendermi a scuola e ci ha visti mano nella mano. Amelia è impazzita. Si è subito messa tra di noi e ha iniziato a urlare contro il mio ragazzo. Non so chi sei, ma stai lontano da mia figlia. Mi ha presa per mano e mi ha trascinata a casa. Amelia, voglio dire, mamma, che cosa pensi di fare? Ascolta, quando avevo la tua età ho fatto un sacco di cose stupide. E mi sono ritrovata da sola con una figlia, anche se ero giovanissima. Non voglio che ripeti i miei stessi errori. Ti vieto di parlare con quel ragazzo. Cosa? Che ingiustizia. Mason era un bravo ragazzo. La mamma era stata sfortunata, ma questo non significava che fossero tutti pessimi come mio padre biologico. Tuttavia, prima di riuscire a dirglielo, mi ha detto che aveva una bellissima notizia da darmi. Sally, presto avrai un fratellino, riesci a crederci? Evviva! Wow! Ovviamente ne ero felice, ma credevo anche che fosse un po' irresponsabile da parte sua. Dopotutto, Amelia e Robert non erano ancora sposati e non si conoscevano da molto. A casa, la mamma ha detto a Robert che stava aspettando un bambino. Lui ha reagito meglio di quello che pensassi. È incredibile! Sono felicissimo, dobbiamo festeggiare! È andato a comprare una torta e non è più tornato. Dopo qualche ora ha scritto un messaggio alla mamma in cui le diceva che sarebbe partito per un tour e di dimenticarsi di lui. Un bambino era l'ultima cosa di cui aveva bisogno al momento. Mi sono infuriata. L'aspirante musicista mi disgustava. La mamma ha pianto come una fontana. Che cosa dovremmo fare ora? Non ho nemmeno un lavoro. Odiavo ammetterlo, ma a quanto pare i nonni avevano ragione. La mamma era ingenua come una bambina. Le ho proposto di chiamarli e di chiedere loro una mano. Non pensarci nemmeno. Sai, ho ancora un briciolo di orgoglio. Troveremo una soluzione. Non ho discusso con lei perché non volevo lasciare Los Angeles e nemmeno Mason. Anche la nuova scuola mi piaceva. Non ci siamo trasferite, ma da quel giorno la situazione è precipitata. A quanto pare, se non fai la spesa, il cibo prima o poi finisce. Mentre finivo la confezione di cereali, ho provato a consolare la mamma. È tutto così caro. Dove troveremo i soldi? Non piangere, penserò a una soluzione. Era ovvio. Entrambi dovevamo trovare un lavoro. Quella sera Mason mi ha chiamata e mi ha chiesto di uscire, ma ho dovuto rifiutare. Scusami, oggi non posso. Sto cercando un lavoro part-time. Gli ho parlato della mia situazione assurda e gli è venuta un'idea. Nei fine settimana lavoro come gelataio. Se vuoi, chiedo se possono assumerti. Sì, grazie. Sarebbe fantastico. Qualche giorno dopo ho iniziato a lavorare. Dovevo sopportare dei clienti odiosi e trovare il tempo per lo studio. Il mio gelato è troppo freddo. Dammene un altro. Posso scaldarlo con un phon se vuole. Così si scioglie. Mi stai prendendo in giro? Voglio parlare con il responsabile. Stava dicendo sul serio? Beh, almeno avevo un lavoro. Riuscivo a mantenere la nostra famiglia stramba e davo i soldi alla mamma per fare la spesa. Comunque, anche tu dovresti trovare un lavoro.
Ho provato a cercare lavoro come chef in un ristorante, ma mi hanno detto che potevano assumermi solo come lavapiatti perché non ho esperienza. Non fa per me. Ho provato a dirle che era l'occasione per fare un po' di esperienza e per avviare la sua carriera lavorativa, ma non voleva ascoltarmi. Un giorno sono tornata a casa da scuola e l'ho vista per strada. Era seduta su una valigia e stava piangendo. A quanto pare Robert aveva affittato l'appartamento solo per un mese. Il mio stipendio non era sufficiente per pagare l'affitto. Ecco come sono diventata una senza tetto. Fantastico. Non sapevo che cosa fare e ho chiamato Mason per chiedergli un consiglio. Mi ha dato l'indirizzo di un ostello economico e mi ha detto che mia madre era davvero irresponsabile. È un'adulta e dovrebbe prendersi cura di te. Invece sei tu che ti comporti da madre. Lo so, ma mi dispiace per lei. È incinta e il suo fidanzato l'ha lasciata. Prima o poi dovrà crescere. Speravo che quel momento arrivasse presto. Nel frattempo siamo andate all'ostello. Non avevamo abbastanza soldi nemmeno per prendere la stanza più economica. Tuttavia, il personale ci ha permesso di rimanere, ma una delle due avrebbe dovuto lavorare come addetta alle pulizie. Io sono incinta, devo riposare. Come avrete immaginato, sono stata costretta a diventare addetta alle pulizie. Durante il giorno lavoravo in gelateria e la sera pulivo le stanze dell'ostello. Quando studiavo? Beh, non studiavo. Ho dovuto lasciare la scuola. Non avevo le forze né il tempo per studiare. Mi sono presa cura della mamma e sono diventata una specie di capofamiglia. Per un po' ho creduto di avere tutto sotto controllo, ma un giorno la mamma ha ricevuto una visita dai servizi sociali. Perché sua figlia sta saltando la scuola e fa due lavori mentre lei è lì sdraiata sul divano? Lei non è mio padre e non ha il diritto di dirmi come devo vivere. Dannazione, non avrebbe dovuto dirlo. Quei tipi si sono arrabbiati e hanno detto che mi avrebbero mandato in orfanotrofio mentre cercavano di capire meglio la situazione. La fortuna mi aveva voltato le spalle. Mi hanno portato in orfanotrofio quel giorno stesso. Potevo soltanto sperare che la mamma trovasse una soluzione. Se devo essere sincera, non la consideravo un'adulta. La mamma è rimasta da sola e nessuno si prendeva cura di lei. Il giorno dopo ha smesso di rispondere al telefono. Ero preoccupata da morire. Grazie al cielo, Mason c'era sempre per me. Riusciva a farmi sorridere persino nei giorni più difficili. Toc toc, posso entrare? Sei matto! Che cosa ci fai qui? Ti ho portato un po' di patatine fritte. In realtà te ne avevo portate parecchie, ma a metà sono cadute mentre mi arrampicavo sull'albero. Grazie comunque. Non so come farei senza di te. Puoi contare sempre su di me, Sally. Ho trascorso un po' di tempo in orfanotrofio, finché non mi hanno detto che potevo stare dai nonni. Sono subito venuti a prendermi. Oh, Sally, quante ne hai passate? Te lo avevamo detto che tua madre è un'irresponsabile. Non preoccuparti, ci prenderemo cura di te. Mi hanno accompagnata alla macchina, ma ho chiesto loro di darmi un minuto per salutare Mason. Non riesco a crederci che dobbiamo dirci addio. Mi mancherai da impazzire. Dopo il diploma tornerò a Los Angeles. Mi aspetterai? Certo, te lo prometto. Ci siamo abbracciati un'ultima volta. Mi sono asciugata una lacrima e mi sono trascinata alla macchina del nonno. Ma poi ho improvvisamente sentito la mamma. Stava urlando il mio nome. Mi sono voltata e sono rimasta senza parole. Anche se la mamma aveva il solito aspetto, c'era qualcosa di diverso in lei. Sembrava più sicura di sé e responsabile. Parlava come un'adulta. Ho trovato un lavoro e ho affittato una bella casetta. Ora riuscirò a prendermi cura di mia figlia. Ho già consegnato ai servizi sociali tutti i documenti. Sally non va da nessuna parte. Sempre che tu voglia ancora vivere con me. Le ho lanciato le braccia intorno al collo e le ho chiesto che cosa era successo. La mamma ha detto che all'inizio non riusciva a fare altro che piangere e dispiacersi per se stessa. Ho anche preso in considerazione l'idea di tornare dai tuoi nonni. Ma poi ho capito che dovevo sbrigarmela da sola. Non volevo perderti, Sally. Sei la persona più importante della mia vita. Innanzitutto la mamma ha venduto il suo telefono. Ecco perché aveva smesso di rispondere. Poi aveva trovato lavoro come lavapiatti in quel famoso ristorante. In poco tempo aveva fatto carriera. Tutti erano rimasti impressionati dal suo talento in cucina ed era riuscita a diventare una chef. Poi si è rivolta ai nonni. Crescere è stato difficile, ma non sono l'unica da incolpare. Dopotutto, mi avete sempre detto che non sarei riuscita a sopravvivere senza di voi. I nonni sono scoppiati in lacrime e l'hanno abbracciata. Ci siamo sbagliati. Sei diventata così indipendente, Amelia. Siamo molto orgogliosi di te. Abbiamo chiarito e i nonni sono tornati a casa. La mamma è andata da Mason. Temevo che Sally ripetesse i miei stessi errori. Ma tu ti sei rivelato un bravo ragazzo e non hai lasciato Sally quando la situazione si è fatta difficile. Non
tutte le persone sono cattive. Dobbiamo solo scegliere attentamente in chi riporre la nostra fiducia. Questo è quanto. Io e la mamma siamo rimaste a Los Angeles. È diventata una cuoca famosa. Ha pubblicato diversi libri e ha aperto un canale YouTube. Io ho ricominciato a condurre la vita spensierata da adolescente e a uscire con Mason. Comunque potete farmi le congratulazioni. Di recente è nato il mio fratellino. Si chiama Bobby. Forse un giorno l'aereo segreto racconterà anche la sua storia.